sia Valerio Bignasco che gli attori del suo lavoro, i suoi attori come si dice in questo caso, per la loro disponibilità, perché chiacchierare, andare insieme, discutere di uno spettacolo che io ho visto in un lavoro, che io ho visto lunedì sera e che immagino che molti fra il pubblico, perché per diversi li conosco, insomma che abbiano già visto, qualcun altro certamente non l'ha ancora visto, perché appunto poi sta su, almeno qui a Torino, fino al 28. Uno spettacolo, un lavoro davvero molto interessante, oltre che molto bello, ma mi sembra che il, diciamo, l'aggettivo interessante sia giusto in questo caso soprattutto. È uno spettacolo, adesso do subito la parola a Valerio che mi guarda ovviamente come fa sempre in questi casi, mi mette a mio agio, gli do subito la parola, ma il mio ruolo, diciamo, comporta che almeno dica due cose all'inizio, ma le dico perché mi sembra importante dirle, cioè questo è uno spettacolo che in questo spettacolo lo spettatore non trova forse quello che immagina di vedere, avendo letto che c'è un Arlecchino seduto dai due padroni al Teatro Carignano. Se lo spettatore arriva con l'idea, una mal riposta, che il teatro sia un luogo di recupero filologico di un testo teatrale, rimane un po' così con le pile del sacco, perché qui non c'è, per fortuna, questo aspetto, e quindi non c'è la teatralità settecentesca, non c'è la commedia dell'arte, non ci sono le maschere. E se uno spettatore va a vedere questo spettacolo pensando a come accade agli spettatori in un caso come questo, avendo negli occhi, nella memoria, l'Arlecchino della tradizione più recente teatrale nostra, Strehler, per dire, insomma, i diversi attori che hanno lavorato con Strehler su Arlecchino, e quindi questa comicità espansa, questo gioco fisico, il comico, il lazzo, ecco, tutto questo non c'è. Quindi uno spettacolo che a uno spettatore che arrivasse con queste aspettative non gli dà questo. Gli dà qualcosa di, secondo me, molto più interessante, molto più ricco, e direi in particolar modo, ci sono due, diciamo, cifre che subito si evidenziano. Una è un'accentuazione forte, tipica del lavoro che fa Valerio Bignasco a teatro, diciamo in una chiave realistica. E una seconda cosa è che è un Arlecchino, questo, sia il testo che poi proprio lui, il personaggio, Natalino, ma tutti gli attori, in cui c'è una nota cupa addirittura, comunque una comicità venata di tragico, il finale è decisamente... evidente questa cosa, ma tutto lo spettacolo è permeato di questa nota un po' più cupa, un po' più tragica, direi. Ecco, partirei da queste considerazioni per chiederti come è affrontato Arlecchino, ecco. Eh sì, intanto volevo ringraziare gli attori di essere qui. So che alcuni di loro devono salutarci presto perché devono passare prima per il trucco, per i vestiti, eccetera, eccetera. Quindi se qualcuno ha delle domande da fare al lettore o se qualche attore ha qualcosa da dire, di quelli che sanno che devono andare via prima, possono parlare anche adesso, se vogliono, comunque quando volete, insomma, mi chiedete il microfono e parliamo se volete. Sì, la venatura tragica, bla 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 bla, è vero, certo, c'è. Che devo dire, non è che è così facile, è talmente vasta l'argomento che non si sa da che parte prenderlo. Però mi attacco un po' a una cosa che tu hai detto che richiede in qualche modo una risposta. Dici, ma bastava metterci un come mai davanti e diventava una domanda e adesso io do una risposta così astratta. Bravo. E cioè sono delle queste zone tragiche. Un po' di tempo fa, quando dovevo decidere che cosa fare, come spettacolo, insomma, un regista vuole sempre farli quasi tutti e poi in realtà non vuole farne veramente nessuno, c'è un istinto di fuga e di attrazione continuo verso i progetti che vuole fare, soprattutto per chi come me lavora con la drammaturgia, non me li invento dal nulla i testi, ma li vado a cercare, insomma, no? Mi colpì dell'Arlecchino una scena, andai a mettere il naso sull'Arlecchino servitore dei due padroni, o Truffaldino servitore, insomma, il servitore dei due padroni, così, perché mi era venuta voglia di sfidarmi un pochino con quelli che sono i titoli più a batticuore, no? Dire, ma come? No?
osi fare Arlecchino in servizio, era un po' per darmi un po' di aria, ho detto ci provo, tanto magari mi diranno di no in produzione. E andai e mi capitò di imbattermi nella scena in cui i due innamorati, che nel testo sono un po' i quattro innamorati, però due di questi si esprimono con un italiano molto complesso, molto artificioso, eccetera, eccetera. Però insomma, se io abbassavo il tono artificiale del loro modo di esprimersi e leggevo le scene di questi due innamorati, per quello che erano e non per quello che avrebbero dovuto essere secondo la convenzione teatrale e della commedia dell'arte, per quel poco che ne sappiamo, e per la neo-commedia dell'arte che è nata da Strader in poi, io vedevo delle scene tragiche, cioè questi poveri cristi erano convinti della morte l'uno dell'altro e per loro il bisogno di incontrarsi era fortissimo. La seconda volta che mi trovo di fronte a un testo dove il cuore della storia da narrare, io tutto sommato come regista credo di continuare a essere un narratore di storie, e quindi mi emozionano molto le storie delle persone e quindi anche dei personaggi, è la seconda volta che mi imbattevo in un testo dove il cuore della storia era l'incontro impossibile di due persone che disperatamente si cercano. L'altro testo, che per me fu illuminante in questo senso, e devo dire ancora un'altra cosa, in entrambi i testi gli spettacoli più celebri e le edizioni più celebri e forse anche ciò che noi sentiamo in prima lettura, non so, di questi testi, di questo incontro tra due persone che si cercano e non si trovano, non fanno mai il momento clou dello spettacolo. È un po' come se il motore emotivo dello spettacolo poi dovesse fare un passo indietro rispetto a quello che invece è il motore di tutto lo spettacolo, che si perde in gag, idee e tante altre storie. L'altro testo, guarda caso, è La Tempesta. Ecco, due Strader doc, naturalmente, nei quali sono andato a infilarmi come un ladro nei cassetti della biancheria. E La Tempesta era la storia di un padre che cerca un figlio. Parte così, c'è un naufragio, poi il re cerca il figlio e non lo trova. E per tutta la tragedia o commedia che sia La Tempesta, a seconda di come la vogliamo vedere, c'è questa tensione, finché l'ultima scena è proprio l'incontro del padre col figlio. Naturalmente in quasi tutte le edizioni della Tempesta, in quasi tutte le nostre autoregie che ci facciamo mentre lo leggiamo, quell'evento viene relegato in secondo piano, perché quando arriva quel momento dell'incontro fra il padre e il figlio, vabbè dai, le cose principali sono già successe. Stessa cosa, però io forte di un allestimento che ho fatto della Tempesta, che bello, brutto che vi sembrasse o che mi sembrasse non ha importanza, aveva quel momento come centro, come cuore narrativo. E infatti era un momento molto emotivo, sia per noi che lo recitavamo, sia per gli spettatori che lo vedevano. E quindi non sono caduto nella stessa... ho capito, leggendo l'Arlecchino, che c'era qualcosa sotto di molto importante, che era raddoppiato in questi casi, perché Goldoni si inventa due coppie di amanti che vengono separati. I primi due da un'avventura molto grave, quasi tragica. Arlecchino comincia con una festa dove si festeggia la morte per omicidio di un tizio, che è molto interessante come inizio per noi. E poi c'è un'altra coppia che viene divisa per futili motivi a dei genitori stupidi e non riesce a reincontrarsi se non sul finale. Quindi io sulla forza del fatto che leggendo quella scena non avevo visto più niente di commedia dell'arte, non avevo visto più niente di divertente in questi due amanti che facevano finta di suicidarsi perché era un luogo comune del teatro della commedia dell'arte, che a un certo punto gli amanti, no? Vanno, oh, ora mi ammazzo, l'altro dice, no, non ammazzarti, sì, mi ammazzo, il Brighella che dice, impiccati così risparmiamo l'argenteria, no, cose del genere. E detto, no, ma questa non è una scena che è solo comica, è una scena terribile, soprattutto se è prodotta da un personaggio che fino a un attimo fa ci ha fatto ridere, ma adesso diciamo tu, ci hai fatto ridere, ma sei anche uno stramaledetto figlio di puttana. E perché? Perché stai facendo disperare davvero due persone. Ecco, questa cosa mi ha fatto venire una voglia matta di raccontare questa storia dicendo, e se fosse vera? Basta. E da lì è partita una storia di questa nostra nuova avventura con l'Arlecchino. Se vedo, ci siamo dimenticati subito che stavamo facendo qualche cosa di rischioso nel paragone con Strader, perché stiamo facendo veramente tutta un'altra cosa. Può piacere o non piacere, naturalmente anche quello di Strader può piacere o non piacere. Siamo pari in questo, e la storia che stiamo raccontando
è tragica. Dentro, è una storia tragica dentro la quale sono andati a finire, come per sbaglio, dei personaggi comici. Questa commistione un po' impossibile di generi è qualche cosa che mi attrae come una perdizione, cioè riuscire a far ridere e piangere lo spettatore nel corso di degli stessi cinque minuti, perché un po' la vita è un po' così, questo è quello che credo, ecco. Valerio ha preparato, insieme ad altri sicuramente, insomma, ha preparato un programma di sala che è particolarmente interessante. Io l'ho letto pensando a questo incontro, dopo aver visto lo spettacolo, lì ci sono scritte un po' di cose illuminanti. Per esempio, non so se Natalino, tu stesso, a un certo punto dite che questo è un arlecchino dealecchinizzato, non mi ricordo chi dei due lo dice, ma comunque si vede sia nella regia è una cosa molto evidente nello spettacolo insieme, quindi più, diciamo, per il regista è molto evidente nel modo in cui Natalino Balasso presenta questo arlecchino, in cui lui naturalmente fa ridere, perché fa anche ridere, ma certamente non indugia più di un tot su tutto quello invece che potrebbe essere un terreno di una comicità, come appunto abbiamo visto in maestri come Moretti, come Sorrelli, insomma è tutta la tradizione che si può avere in mente. È così? Questa volta ho fatto la domanda. È così? Complimenti. Dearlecchinizzato, non so cosa vuol dire, però onestamente, cioè, siamo sinceri, l'Arlecchino con i lazzi e con le capriole è uno spettacolo per stranieri, cioè non è oggi, a me non fa più ridere una cosa di questo genere. Ma non si tratta neanche di far ridere. Quando Binasco mi ha detto che voleva andare a sondare l'anima noir dell'Arlecchino, servitore dei due padroni, ho pensato: questo qua o si droga o è un santo, e poi ho scoperto che è un santo che si droga. È nato un grande amore per un motivo molto semplice, perché a me piace farmi lo sgambetto, entrare in terreni non miei, ma non sempre so come fare. Finalmente in questo spettacolo ho trovato qualcuno che mi ha spiegato come fare, mi ha indicato un sentiero e mi ha permesso di fare questo. L'arlecchino dearlecchinizzato è un'espressione fuorviante, perché questo è un vero arlecchino. Cioè l'arlecchino è questa roba qua, anche se poi nella cosa che tu hai letto, dove c'è una discussione condotta dall'italiano Trevisan, in cui lui tira fuori, dice l'arlecchino oggi, perché poi Trevisan è maschilista, quindi dice l'arlecchino oggi potrebbe essere un divorziato il quale deve mantenere una famiglia e quindi si cerca due lavori, il che è vero fino a un certo punto, perché comunque l'arlecchino oggi è anche una ragazza che ha un figlio e che in qualche modo deve tirare a campare, per cui diciamo che noi possiamo dare mille letture a sta roba qua, però cioè, la lettura teatrale, riuscire a restituire un po' di verità, non è che si voglia, perché sennò si farebbe cronaca, no? Restituire un po' di verità a una storia che è una storia tra l'altro, e che purtroppo, devo dire purtroppo, i Lazzi e i Frizzi nascondono. Io parlo con gli spettatori che alla fine dello spettacolo dicono: oh, è la prima volta che capisco che Arlecchino, servitore dei padroni, ha una storia. E questo è un racconto corale in cui non possiamo, non c'è un gruppo di eventi, un gruppo di personaggi che creano eventi a servizio di un personaggio che deve far ridere il pubblico. E quindi tutte le cose sono un po', ogni evento è un evento spalla al lazzo di Arlecchino. Binasco ha pensato una cosa diversa, ed è l'unico motivo per cui ho voluto fare questo spettacolo, perché mi hanno detto che la regia era di Binasco, se no non avrei mai fatto Arlecchino servitore, onestamente non l'avrei mai fatto. E però, dopo, interessante sta roba qua, è un racconto corale, ma se dopo tu lo vai a rileggere, dopo aver guardate questo spettacolo, adesso siamo in 70, no? Siamo in 70, di cui qualcuno li conosciamo anche,
Ci sono, e vi dico già che ci sono 110 lampadine qua intorno sedute, quindi abbiamo più di una lampadina a testa, tra l'altro, più mi fai qua, vabbè, lasciamo stare. Ma io dico, guardate l'Arlecchino servitore di due padroni e dopo andate a leggervi il testo di Goldoni e vedrete che c'è tutto, cioè lo spettacolo che avete visto, ci sono addirittura piccole scene scritte da Binasco, cioè c'è Binasco il ghostwriter di Goldoni, no? E però non ve ne accorgerete, cioè capirete che quello che avete visto nello spettacolo è esattamente quella storia lì, che però ma non è Streller, è una tradizione dell'Arlecchino, diciamo della commedia dell'arte, che va a coprire una storia che invece è interessante perché è scritta anche da un grande drammaturgo che sapeva anche scrivere le storie, e secondo me abbiamo fatto un lavoro di restituzione, ecco, della drammaturgia. Valerio, vuoi intervenire su questo? No, meglio di così. Senti, qui alla mia sinistra c'è Michele Di Mauro che recita Pantalone, e non recita la maschera di Pantalone. Come si inserisce questo personaggio dentro un Arlecchino che ha queste caratteristiche? Come l'hai costruito insieme a Valerio, insieme agli altri attori, immagino? Beh, penso che il discorso valga per tutti i personaggi della storia, no? Se dietro le maschere c'è la possibilità di nascondersi, in fondo, senza le maschere questo diventa più complicato, no? Soprattutto se si devono intravedere delle persone oltre i personaggi, quindi togliersi la maschera e provare a fare la maschera senza averla è in qualche modo il percorso che abbiamo cercato di fare, soprattutto quelli che avevano veramente, no, all'inizio il problema della maschera, cioè il dottore, Brighella, il Pantalone e Arlecchino. E ci stiamo ancora lavorando, stiamo ancora capendo in realtà che cos'è che serve, che cosa servirà per fare di queste ex maschere dei personaggi veri o delle persone di quella storia lì. Per cui Pantalone si trova a essere un padre. E dico ci stiamo lavorando perché poi poco alla volta durante le prove sono venute fuori delle esigenze nascoste e magari sono arrivate alla fine delle prove, quando avevamo stabilito delle cose e poi ci siamo accorti che forse non erano quelle, no? E allora sfrutteremo queste prime settimane torinesi proprio per capire fino in fondo ognuno di noi che cosa serve che ciascuno porti, no? Adesso uso il verbo servire perché Valerio in questi giorni ce lo ha offerto come spunto di riflessione e quindi lo prendiamo tutti insieme per portare quello che abbiamo dentro il lavoro. E Pantalone è quella cosa lì, è un padre mercante che tratta un po' tutti come merce, dai parenti alla merce vera, e che di certo non si fa scrupoli, è un uomo senza scrupoli, un uomo attaccato all'onore, all'orgoglio, è un padre che cerca di accasare la figlia e non gli importa se con un mercante torinese o un balbuziente albanese, cioè, l'importante è che quando ha deciso, no? Per cui ci stiamo lavorando, non saprei definirlo fino in fondo. Una delle cose che come spettatore trovo sempre bellissimo del lavoro che fa Valerio è che il suo teatro è un teatro d'attore. Valerio è Binasco, è naturalmente in questo caso un regista, Valerio è un attore regista, come sapete tutti, e credo che si percepisca molto nettamente questo elemento da spettatori anche quando lui fa solo regista. Cioè è un teatro costruito attorno all'attore, pensando agli attori con l'amore per il lavoro, per gli attori, cosa che non sempre, nonostante tutto, accade in teatro. Io trovo questa una delle cose più belle del suo lavoro teatrale, ho ritrovato questa cosa l'altra sera in teatro. Adesso quello che lui diceva, Michele Di Mauro, diceva che, io la traduco così, che il lavoro è in itinere, no? Cioè è iniziato un lavoro, non è che
questo tipo di teatro lavora sulle prove, poi si fissa una cosa e quella roba si replica, quindi mortalmente uguale tutte le sere. È un teatro che vive, che respira, che quindi immagino si modifichi, che migliora o peggiora, insomma, migliorerà certamente, ma la percezione di questo elemento, di questo teatro è molto evidente nello spettatore e rende il fatto di essere spettatori una bella cosa, una bella esperienza, che non basta, diciamo. È così, Valerio? Grazie per il punto interrogativo. Sì, certo, io è una cosa che poi mi ripeto, la predico molto, il teatro, gli attori, no, no, no. Io posso dire due cose brevemente, poi vorrei parlare solo agli attori se hanno voglia, o addirittura agli spettatori se hanno voglia, nel senso che io posso dire la mia è, io sono un regista che è diventato abbastanza in carriera come regista, soppiantando la carriera dell'attore, e la parte attoriale di me ci è rimasta malissimo, come due gemelli di cui uno va più forte dell'altro, ma la ragione per cui io mi sono messo a fare il regista è proprio perché non trovavo intorno a me qualcuno che avesse voglia di fare gli spettacoli che rendessero giustizia non solo al lavoro dell'attore, che non vuol dire quasi niente in sé se non si tiene conto della sensibilità degli attori, della loro personalità, dei loro desideri, dei loro tempi, della loro voglia di raccontare qualcosa e non qualcos'altro. Per cui cosa vuol dire fare un teatro che prende spunto? Ecco, esatto, prendo spunto dagli attori. Per me un personaggio non esiste in sé, non sono un regista che sa cosa vuol dire criticamente l'opera che vuole mettere in scena, e quindi i personaggi sono funzioni di quell'idea. Sì, più o meno, una nebulosa idea, e dopodiché bisogna incontrare persone che in qualche maniera mi facciano dire ecco, c'è qualcosa di quello. E allora a quel punto comincio a fare un'operazione bellissima del mio lavoro, che a volte è molto frustrante, altre volte dolorosa, altre volte, ma per la maggior parte del tempo è gioiosa ed è bellissima, che è seguire la pista interiore, seguire le tracce di un attore nel suo incontro personale con un personaggio. Questo tante volte cambia la regia, e questo è doveroso da parte mia, è bellissimo decidere che do un colore diverso a una scena perché quegli attori me l'hanno fatta capire, oppure sono arrivati fin lì, e quello è importantissimo che sia un punto d'arrivo, che anche per me sia un punto d'arrivo, cioè mi metto in cammino in qualche modo insieme a loro. Questo è il teatro d'attore secondo me, ed è pieno di sorprese, perché gli attori sono pieni di stravaganza, di genialità, idee, problemi. Spesso dietro a un problema di un attore ci sono tesori immensi, si protegge, allora. E quindi è un'avventura straordinaria. Io compiango molto i registi che fanno regie e basta, e quindi usano gli attori come se fossero appunto tavolini dell'Ikea, no? O li mettono sul letto di Procuste, cioè tagliano ciò che sovrabbonda e stringono ciò che. No, è molto più bello il lavoro. Io quello mi dispiace per loro che non lo conoscono, non lo sanno, pensano che esistono soltanto i testi come fenomenologia letteraria, o i personaggi come critica, no? voce dell'autore, voce della critica, voce del regista. Quindi quello è il mio modo. Poi se ne può parlare molto più a lungo e in maniera anche più approfondita e più intelligente di come ho fatto fin qua, ma non mi sembra il caso. Mi sembra invece che io ho una domanda per lei, professore. Mi dici che qual è dunque la differenza per uno spettatore, e come anche tu sei, che differenza c'è tra uno spettacolo, come dici tu, di attori e uno spettacolo non di attori? Come fai a accorgertene? Veramente mi ha fatto la domanda. Anzi, come fai a accorgertene? Quindi c'era appunto interrogativo, questo l'ho messo io. No, adesso io risponderei da spettatore quello che ho già detto prima, però cioè la percezione a teatro della replica, cioè quel teatro che viene fissato e poi ripetuto uguale a se stesso, è una percezione di un teatro che Peter Brook aveva chiamato mortale, teatro mortale, teatro che non vive, che non respira, che non pulsa, che non vive. Il teatro deve vivere perché accade con delle persone vive, fra persone vive, un pubblico vivo. Quando da spettatore vedo un teatro, come certamente quello su quale lavori tu, che invece lavora a partire dall'attore, quindi lavora in tutto il modo che tu hai detto mille volte meglio di me, ho la sensazione di partecipare a qualcosa di vivo,
mi sento anche io un po' più vivo. E fra l'altro questa cosa c'entra anche il piacere di essere quell'uomo a sentire gli attori, e quindi io la dico così. Ti pare? Sì, ci siamo. Sì. Qualcuno degli attori vuole dire qualcosa? No, secondo me è una cosa bellissima di lavorare con Valerio. Un attore si prepara, tipo un personaggio si fa, un attore si fa un'idea, no? Arrivi, fai tutta la scena, dici, ma guarda, poi tutta sta roba qua, ti dici, guarda, quel momento bello era il momento magari, non so, che non ti ricordavi quella roba, o che hai fatto quella roba che non c'entrava assolutamente niente con quello che tu pensavi fosse. Ed è come se ti smaschera e ti rendi conto che quella è vita. Cioè non è la parte che tu vuoi portare di quella roba là, ma è quello che sei e che puoi cercare di nascondere, che scappa fuori, che quella è la cosa interessante. Secondo me questa è una cosa bellissima. Poi una cosa che mi sono reso conto quest'anno è stata che c'è una scena in cui devo fare tutta una tirata abbastanza così drammatica. E però lui, la cosa fighissima, secondo me, è che in una cosa seria ci mette una cosa buffa. E questa roba qua è come se fa vedere anche l'altro lato della cosa, che è molto reale, perché nella vita non siamo mai solo di un colore, sono varie tinte. E questa cosa qua trovo che sia molto bella. È una cosa per esempio che è legata a questo aspetto di centralità, di attenzione all'attore, che poi riguarda tutti i presenti, e il fatto che quasi tutti gli attori che sono seduti qui hanno consuetudine di lavoro con te. Credo che non sia un elemento casuale, cioè tendenzialmente ci sono delle affinità fra un regista che lavora in questo modo e degli attori che vengono costruite nel tempo, che portano a ritrovarsi. Per esempio alcuni appunto degli attori che sono qui, li abbiamo visti di recente, adesso Fabrizio Conti era nel Don Giovanni, per dire, no? Certo, adesso appunto dicevo, lo spettatore che vede questi diversi lavori trova anche un filo, anche nel modo in cui loro recitano, che è un'altra cosa molto, molto bella per lo spettatore. Avete voglia di intervenire su questo? Voi, per esempio, lui recitava nella Tempesta, no? Ricordo. Arrivo. Ok. Sì, questo credo sia il quarto spettacolo che faccio con Valerio. Sì, anzi, infatti anche Fabrizio c'era. Abbiamo fatto la Tempesta, ho fatto Caribano, ho fatto Tebaldo, ho fatto Polinice. E la strada che non trovo mai inizialmente, improvvisamente poi comincia a palesarsi, non so esattamente neanche io come. Infatti non capisco mai se Valerio mi fa perdere apposta e poi sa che mi ritroverò, cioè non capisco se ha un piano malefico e mi fa credere di non saperlo manco lui. Non ho mai capito questa cosa, comunque non è importante, è importante che poi arriva da qualche parte. In questa situazione qua, per esempio, per me era una grandissima novità, nel senso che io credo sia la prima commedia che faccio, e ho fatto sempre ruoli drammatici, il teatro mi propone sempre molte cose drammatiche, eccetera, e qui Goldoni, tra l'altro, che è un autore che sarà un mio limite, ma io ho trovato sempre molto noioso, quando Valerio mi ha detto vuoi fare questo spettacolo di Goldoni, Florindo, che tra l'altro io ho sempre pensato fosse una tinca, cioè un personaggio che 2D, che è soltanto una funzione narrativa, che non ha una tridimensionalità, che non è divertente da... non ha armi. Nel senso, Beatrice è fortunata, perché almeno fa l'uomo. Florindo, nell'opera di Goldoni, in realtà viene soltanto gabbato in continuazione da Arlecchino, e per l'attore che lo fa, va bene. E quindi? Però... già nel primo contatto avuto con Valerio, lui aveva individuato un percorso narrativo che dava a Florindo una certa tridimensionalità, cioè il fatto, per esempio, il fulcro di questo personaggio qua è che effettivamente Florindo è un assassino, cioè ha ucciso. Se io mi vado a vedere l'Arlecchino di, vabbè, qua si guarda sempre le strelle perché è inevitabile, è chiaro, è sempre lui, io ho visto quello, e non c'è traccia di questa cosa qua. Cioè, è un allegrone ci metto, ma questo qua comunque è uno che ha ammazzato, voglio dire. Quando il fratello di Beatrice lo sorprende, lui poteva scappare, e invece non è scappato, e l'ha ucciso. Questa cosa qua
apre una strada, però apre una strada che all'inizio mi portava di nuovo sul drammatico, quindi stavo di nuovo andando sul drammatico. E Valerio mi tirava chiaramente da tutta un'altra parte e io non capivo esattamente neanche dove, però improvvisamente poi si è creata questa cifra che, come dice Michele, io non ho ancora chiara, ma forse il mio corpo e il mio istinto un po' lo stanno solidificando, che è una cifra tra il leggero e il pesante. Un po' anche come nella tempesta è caduta questa cosa qua. Io facevo Calibano, era un personaggio estremamente drammatico, però comunque entrava una cifra che lo rendeva anche buffo, che lo rendeva sempre doppio, voglio dire, qua ancora di più essendo una commedia. Quindi in realtà io amo molto lavorare con Valerio e spesso gli rompo le balle, gli scrivo, chiamo per fare qualcosa, perché anch'io ho difficoltà a trovare attorno a me registi con cui amo lavorare, questa è la realtà dei fatti. In Italia, per le mie esperienze, non ho fatto grandissimi incontri, ho incontrato dei registi bravi, ma ce ne sono molto pochi, perché non lasciano strada alla creatività dell'attore. E qui di nuovo ritorniamo al discorso di prima. Io faccio l'attore, credo che il teatro sia puramente di base attoriale, un po' la Peter Brook, quello che pensa anche Peter Brook. Sì, basta, non so da che altro dire. Fabri sta bene così. Comunque anche Florino fa Beatrice, cioè, Florino fa la donna, purtroppo. Sì, Florino fa l'uomo. Ah, hai dovuto fare l'uomo. Sì, ho dovuto fare l'uomo. E questa è una caratterizzazione. Così come nella vita reale sei impegnato nella caratterizzazione di una crescente. Finalmente in scena mi fa caratterizzare un uomo. Esattamente, vabbè, sputtanatemi. Io parto da un'immagine che mi è venuta adesso ripercorrendo lo spettacolo, dal palloncino. Non so, lavorare con Valerio è come essere un buon palloncino che viene gonfiato da tante suggestioni, tante cose, però non c'è mai quel nodo. A un certo punto, quando è gonfio, lo lascia andare e l'attore in qualche modo trova il suo guizzo. Non so, la scorreggio. Si sente questa. Beh, dopo questa immagine poetica che me la vado a concludere. Grazie. Il palloncino c'è, non c'è? Ma... una giovane attrice. Sì. Dai, di che la nostra scena d'amore è fantastica. Ho una scena d'amore meravigliosa, siamo la nuova coppia dell'anno, io e Natalino Balasso. No, secondo spettacolo che faccio con Valerio, l'anno scorso ho avuto la fortuna di fare Don Giovanni nel ruolo di Maturina e devo dire che per me è incredibilmente forte questa sensazione che lui ti richiede come attore, come persona, di mettersi sempre in contatto con se stessi, ma non a livello sciamanico, cioè semplicemente chiedersi veramente ogni sera come sto, come stanno gli altri, e portare in scena veramente la verità di se stessi. E questa credo sia una cosa, per quanto mi riguarda, difficile, ma allo stesso tempo molto preziosa, quindi non posso che ringraziarlo in questo. Senti, volevo dirti, la vita... Vivo, Binasco è ancora vivo, Binasco è ancora vivo. Binasco è ancora vivo. Cioè, Binasco anch'io lo ricordo come un perfetto. Ciao ragazzi, andare, ci vediamo lì, bucatevi bene, mi raccomando. No, quello che secondo me è il ruolo più difficile dello spettacolo è quello della Betta, perché deve fare l'uomo, deve fare la donna, però è un uomo pieno di sfumature e una donna piena di sfumature, insomma. E allora voglio chiedere a lei che tipo di ansia le viene prima dello spettacolo.
Allora, sto prendendo le goccine da una settimana, non scherzo, perché ho un'ansia di Dio. Ma questo, cioè, fa parte del, dello scotto che credo di dover pagare per lavorare con Mr. Binasco. Ma non voglio terrorizzare, cioè è il mio scotto, magari altri sono più liberi. Perché è richiesta, senza essere richiesta, una verità e un gioco totali, come se fosse l'ultima volta che puoi recitare e puoi giocare su quel palco con i tuoi colleghi, che spesso sono, almeno per me, sono anche persone che conosco, e allora lì il gioco si fa ancora più bello e più duro allo stesso tempo. Comunque, a parte questo, che fa parte appunto del mestiere che mi sembra di stare imparando, non lo so se è il ruolo più difficile, Beatrice, è un ruolo sicuramente accattivante, perché al di là di tutto il travestimento è godurioso, poi poter fare l'uomo, che è una cosa che io ho sempre desiderato fare in scena e che sposa un po' una parte anche di me che desidera giocare quel lato di sé. Beh, è bello perché ti sposta e quindi sei libero di non dover essere te stesso, però cercando verità. Cioè è una specie di maschera, come diceva anche Michele, è una maschera però dietro cui non ti devi nascondere totalmente, se no fingi. Però devi fingere, è un equilibrio sottile, insomma, è molto divertente. Ed è divertente portare dentro a questa maschera il patimento di questa donna che comincio ad amare veramente, perché è audace e fragile e egoista, profondamente egoista, in un modo che mi piace, però, cioè vuole ottenere quello che desidera e insomma molto da imparare anche da lei. E che altro volevo dire? Che sì, è stato usato un termine in una critica che è uscita adesso, su cui sto riflettendo in questi giorni, cioè si dice che questo personaggio, Beatrice, soffre per finta, tragicamente, e questa cosa di fare finta, che è una cosa di cui si parlava con Valerio, è qualcosa da cui credo di poter prendere, come si può dire, spunto, cioè il fare finta forse non è così male. Voglio sdoganare dentro di me e pubblicamente questo, cioè fare finta che possa diventare un giocare veramente quella posso cosa. Posso dirti di... una cosa, sì. Dire una cosa, non si può fare finta per finta. Ah. E qui mi apri un altro mondo, non so pensarci. Si vede subito quando si fa. Poi ho fatto una volta una recita, sì. In cui abbiamo una replica in cui stiamo facendo finta per finta. Sì. Era vero che stavamo facendo per finta, però un po' troppo per finta. Sì, no, cosa vuol dire Betta? Vuol dire che durante le prove, naturalmente, io sono uno stimolatore, un motivatore spesso, magari non so nemmeno io dove voglio andare, però sono lì, no, che martello e spingo verso una direzione, a volte con un'energia in sovrabbondanza per ottenere un risultato forte da parte degli attori, specie quando sento che c'è una sensibilità che sta per esplodere o dei muri che stanno per infrangersi, e quindi può capitare che per molti giorni poi un attore, quando prova, sia visitato da sentimenti che io devo mettere per forza, tra virgolette, veri, cioè con quel tipo di verità che riguarda gli attori, cioè gli accade qualche cosa che assomiglia in maniera molto forte ad alcuni sentimenti legati ad alcuni pensieri che producono vere risate, vere lacrime, vero bisogno di qualcosa sulla scena. Poi non è esattamente vero, nel senso che non è mai accaduto che Otello strangolasse sul serio Desdemona, arriva sempre lì. Però c'è, come dire, un coltivare un sentimento che qualche volta sboccia dentro di sé. Io, cioè l'attore lo coltiva, poi ben stimolato o da se stesso o dal regista o da qualche cosa che gli accade durante il giorno, questo sboccia. E a volte per molti giorni se lo trova lì, fresco, liquido, potente nel cuore e nell'organo della recitazione. E poi succede che è naturale, è normale, dopo qualche giorno questa freschezza, questa potenza del sentimento svanisce.
quando si fa un teatro emotivo, come quello che faccio io, che faccio un teatro molto legato all'emotività delle persone, dei personaggi e delle persone, uno dice, oh, non c'ho più le ruote, no, ce le hai. Dico, calma, perché poi comincia una cosa nuova, che non è il nostro compito non è quello di produrre dentro di noi delle emozioni vere, è quello di imparare qualche cosa dalle emozioni vere per poi fare qualche cosa di meravigliosamente truffaldino, che è fingerle. Naturalmente la vera arte di un attore, secondo me, ed è la più difficile, è quando non lo sa più nemmeno lui se sta fingendo o se gli sta succedendo sul serio. C'è una fase delle prove in cui gli succede sul serio, pensa a sua madre, al gatto, a quello che vuole, alla luna, e sgorgano lacrime vere, vere perché proprio gli sono necessarie, e in quel momento sono quelle giuste lì, non sono le vere lacrime che potrebbe dedicare davvero a sua madre, ma in quella situazione sono le più vere che ha. E poi arriva un momento in cui questa cosa non c'è più. Allora dice, ok, imito, imparo da me stesso, riproduco qualcosa. Magari sto piangendo perché non mi vengono più quelle lacrime là, no? Cioè l'attacco della... E poi, sì, e poi piano piano accade di nuovo il miracolo, e non so più se lo sto fingendo o se sta di nuovo accadendo perché io l'ho legato a un sentimento genuino. Quella è l'arte, è l'arte di coltivare in modo giusto le proprie emozioni e la finzione delle proprie emozioni. Purtroppo l'attore vive in un strano paradosso in cui a un certo punto non lo sa più nemmeno lui, no, e non lo sai, e non lo puoi sapere. Usi i tuoi sentimenti come prove, e a quel punto diventano uno strumento per fare qualcosa. Non è più l'obiettivo che tu hai, fare quella cosa, avere un sentimento in scena, ma uno strumento da simulare o meno per fare andare avanti una storia. Te lo passo. Grazie. Ce l'aveva in faccia qualcosa. No, probabilmente dimenticare tutto è la cosa, no? In fondo poi, perché durante le prove, per esempio, proprio rispetto al lavoro che Valerio ha fatto con Beatrice, con Elisabetta e quindi con Beatrice, che secondo me è un personaggio meraviglioso, in questa scrittura qui, in questa scrittura rinnovata dell'Arlecchino Servitore di Due Padroni, Beatrice è veramente fantastica. Non ci sono personaggi così doppi, maschio e femmina, nella scrittura teatrale così interessanti, che neanche in Shakespeare hanno quella possibilità che c'è dentro Beatrice. E ricordo tutto il percorso delle prove, un momento in cui Valerio e Elisabetta lavoravano su un momento molto importante, emotivamente parlando, di Beatrice. Ricordo che quello che poteva suggerire in qualche modo Valerio a Elisabetta, a un certo punto, per ricominciare a trovare il sentimento, oppure per dimenticarlo definitivamente e poi ricominciare, perché poi è lì il problema, era una camminata che le ha suggerito di fare verso il fondo della scena, fino a un certo punto, a incontrare qualcosa che lei non sapeva cosa fosse, fino a quando non sarebbe arrivata quella cosa. E provare a incontrare qualcosa che tu non sai tutte le sere è veramente un grande esercizio, perché probabilmente tu, se sei tranquillo, sai che lo incontrerai, nel senso che anche se non incontrerai nulla, vuol dire che non sarà venuto, ma comunque sei andato all'incontro. Se lo incontrerai, sarà sempre un nuovo incontro, produrrà lo stesso risultato, ma sarà un nuovo incontro, per cui quello con cui tu hai l'incontro, quella cosa, saranno determinanti per il seguito di quella cosa. Troppo contorto, no? Io chiederei a loro se, non tutti insieme, ma se c'è qualcuno, un loro... Qualcuno? Ecco, vedere come la prospettiva rovesciata. Valerio, va. È bene. Valerio, dove? Ma non volevo sapere chi ora è. No, ce l'hai anche tu.
dategli un microfono vero. Sì, okay. Volevo sapere come avviene la scelta degli attori rispetto a una determinata parte. È abbastanza viene dalla lettura del personaggio, leggi, senti le voci, naturalmente sì, senti delle voci, poi alcuni personaggi vanno a finire naturalmente verso alcuni attori con i quali io ho una familiarità e un'affinità di linguaggio, cioè sento che se quel personaggio lì lo fa quell'attore là, allora possono succedere, si incontrano e possono succedere delle cose. Altre volte no, perché magari non lo conosco, però io vedevo, non so, per esempio qua, Natalino non avevo mai lavorato con lui e nemmeno lo conoscevo di persona. E avevo visto qualche cosa su YouTube, delle varie cose che lui manda su YouTube, tutti questi personaggi, e mi colpì molto, e naturalmente diventai subito un suo fan. Ed era una cosa condivisa anche con la direzione di questo teatro, che spesso ha lavorato con Natalino, e quindi era un nome che è sempre girato un po', no? E vedendolo, a me che mi aveva colpito, al di là della sua bravura, il fatto che fosse comico in maniera straordinaria, che il suo linguaggio fosse incredibilmente ricco di una nuova comicità surreale, eccetera, eccetera, mi colpiva che aveva sempre, anche quando faceva i personaggi più volgari, più smargiassi e più stupidi della tradizione di personaggi ai quali lui attinge delle sue parti, o comunque delle nostre parti in generale, c'era sempre qualcosa di un po' impaurito, c'era qualcosa di tenero. E ci sono, allora, nel suo caso mi venne in mente che io era chiaro che io per fare Arlecchino avevo bisogno di un comico e non semplicemente di un attore e basta, avevo bisogno di un attore che avesse dentro di sé la capacità di captare delle cose comiche, però avevo bisogno di qualcuno che fosse comicamente raffinato, cioè che non andasse a picchiare là dove il comico è più facile, dove il comico è più scoperto, ma che lavorasse nel comico suo malgrado. Lì mi si è aperto un pensiero, e che naturalmente è andato verso di lui, perché nella sua comicità di YouTube che vedevo anche che c'era un varco aperto molto interessante per me, su cui sarei andato a lavorare, che era quello di essere comico suo malgrado. Cioè, oggi la comicità è fatta in un modo molto preciso, e la colpa è quello della, ed è la colpa, insomma, la responsabilità è la comicità di tipo televisivo. La comicità che va per la maggiore oggi è quella che prende in giro qualcuno. O lo fai dall'esterno, cioè io prendo in giro te, e quindi ti dico delle cose che ti riguardano, che ti prendo in giro, tutti ridiamo insieme, io divento il portavoce di un pensiero collettivo che prende per in giro qualcuno. Oppure ti imito e ti prendo in giro, oppure faccio come se fossi, prendo i tuoi difetti su di me e ne faccio un'imitazione e ti prendo in giro di fronte a tutti. In realtà, no? Questa è una cosa che fa molto ridere oggi, la televisione marca molto su questo fatto. I grandi comici sono invece capaci di un'impresa molto più raffinata e poetica, che è quella di non prendere in giro nessuno, ma di prendere su di sé il ridicolo del mondo. Sono persone ridicole, non sono comici. Cioè, c'è una grande differenza fra essere ridicoli e essere dei comici cabarettisti che prendono per il culo il personaggio che stanno facendo, che ne evidenziano i tic. Questi li subiscono, i tic. Quindi il grande comico è uno che a un certo punto porta su di sé, con una nonchalance dovuta alla sua tenerezza, dovuta al suo smarrimento, alla sua incapacità di reagire, tutto sommato, a quello che il destino vuole da lui, il destino di portare su di sé la parte ridicola degli esseri umani. E questa tenerezza io ho letto in Natalino. Quando si trattava di scegliere un attore, ho detto, dai ragazzi, io punto su questa cosa perché l'ho sentita, l'ho percepita, è chiaro che è. Quindi ci sono due scelte che vengono fatte. Una è perché conosco, allora mentre leggo sono loro che vengono da me, sono gli attori che vengono da me mentre leggo un testo, e quindi molto semplice, io vengo visitato da personalità, non so, caso di Elisabetta, a parte che è una straordinaria attrice, ho lavorato con lei recentemente nella Cucina, dove faceva un ruolo bellissimo, e lì ci siamo riconosciuti meglio, ma si trattava di scegliere un'attrice
che non solo fosse abbastanza brava da recitare il maschio, ok? Ma un maschio particolare, perché deve essere una via di mezzo tra ambiguo, credibile e non credibile, che ci fosse, come dire, una femminilità racchiusa, rinchiusa dentro il gioco di un maschio, perché deve sopravvivere in un mondo dove solo i maschi possono. Quindi c'era dentro una disperazione, ho bisogno di un'attrice che stesse dentro una commedia ma che fosse capace di recitarla con disperazione, che subisse la disperazione di dover essere comica e in più che dovesse subire anche su di sé come qualche cosa che la confonde, la turba, la eccita e la sospinge in avanti, l'ambiguità di un ruolo del genere. Bene, la mia storia con Elisabetta Mazzullo è questa: io devo fare il casting della cucina e cerco la protagonista. La protagonista è una proprio super strafiga, dico, è tan carino, tutti si innamorano di lei, la corteggiano, è una donna del popolo naturalmente, quindi è una proletaria che lavora in un ristorante e tutti i proletari che lavorano in quel ristorante le fanno la corte eccetera eccetera, e lei gode dell'amore e dell'attenzione del protagonista, che impazzisce d'amore per lei e col quale lei ha un rapporto molto ambiguo, perché c'è anche un marito, insomma è una donna con problemi di donna che voleva avere dei figli ma ha preferito abortire per continuare a essere libera. La donna Monique nella cucina è la donna realizzata come donna, mentre tutte le altre cameriere avevano dei problemi a no, essere accettate, bla 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 bla. Si presenta la signorina Mazzullo, dico, hai portato qualcosa? Sì, mi vado a preparare di là, ok. Entra e fa un monologo da barbone maschio di 70 anni. Ma, ed era credibilissimo, però era un maschio, quello, no? Te lo ricordi? Gli fa, e questo è il mio provino per fare Monique. Sei sicura che questo è prima? Ma era credibile, lo faceva anche con l'accento di Romigotoli, dove vieni te, non so. Ho detto, proviamo a fare che tu fai sua moglie. Mi fai vedere come sei da donna, ma sempre di 70 anni, non ti preoccupare. Però una donna barbona, non ti preoccupare. Cioè, Beatrice. Non lo sapevo. E piano piano, però lì, e allora quando poi ho detto, beh, c'è bisogno di un'attrice che non è soltanto, queste sono delle assonanze che poi uno si porta dentro di sé, allora così un po' come rabdomante dice, vabbè, è quella la cosa che può essere una scelta vincente, non è solo essere bravi, quella roba lì, a volte ci cerchi anche quella piccola cosa in più, insomma. E vorrei aggiungere una cosa a questa cosa delle scelte di Binasco, perché è molto interessante, secondo me, che non sceglie soltanto gli attori, ma sceglie anche le dinamiche. E quindi, se noi adesso mi spiace che è andato via Contri, che doveva andare, però Contri e Fasolo, Lenis Fasolo, fanno padre e figlio, e quando tu li vedi in scena e dici, ma cazzo, è una dinamica fantastica, che con due attori così funziona perfettamente. Allora non devi pensare solo all'attore e al ruolo, ma anche all'attore e alle relazioni che avrà poi con gli altri attori in scena, come succede per Michele con la figlia, che adesso qui non c'è, Elena Gigliotti, un'altra bravissima interprete di questo spettacolo, e anche... Ah, scusa, non avevo visto la tua performance. No, pensavo ridessero di me, sai che i comici sono per malosi. Cioè, gli va bene se ridono perché io li faccio ridere, ma se ridono di me poi mi incazzo. Esatto. Però anche la dinamica che c'è tra voi due è molto interessante, perché è tra l'altro anche anomala, ma anche una cosa che so che state cercando ancora, e noi tutti stiamo cercando ancora. Questa è la bellezza di lavorare con un... ecco, una cosa che dico sempre, che in questo spettacolo l'attore più bravo non entra neanche in scena, perché è Binasco l'attore più bravo, e quindi però è l'emblema del fatto che in questa compagnia non è che tu fai l'attore perché devi dimostrare che sei più o meno bravo, tu fai l'attore per contribuire a un racconto, e se questo racconto funziona vuol dire che hai funzionato tu, e se pensi veramente di essere bravo allora devi farti un gran culo. Questa è l'idea di Binasco, che io sposo in assoluto, e infatti cerco di lavorare poco perché gli ho detto, tanto non sono bravo Binasco, fammi far lavorare, porca troia.
passo la parola a Pinacchio. Se qualcuno vuole ancora intervenire, come vedete sono molto caldi questi ragazzi. Eccolo là. Spettacolo stupendo. Ma parlate per favore anche di una sottolineatura del tema della sopraffazione. Dei padri sui figli, degli uomini sulle donne, dei padroni sui servi, che in questo spettacolo diventa il filo conduttore. Sì, così. E poi c'è l'entrata in scena della cinghia per sottolineare questo esercizio del potere violento. Mi sembrava che fosse uno degli elementi dove i temi realistici si trovassero più a loro agio, questo della sopraffazione. Cioè, se io fossi un regista che riuscisse a dare retta alle intuizioni che ha quando ce li ha molto tempo prima delle prove, io avrei voluto ispirarmi, lo confesso, e l'ho anche scritto agli attori, molto direttamente a quei film che molto belli che oggi possiamo vedere che vengono dalla Turchia o dall'Iran, dove si vede che c'è una società fortemente repressiva, fortemente in crisi nella sua identità repressiva, soprattutto se vista dalla prospettiva non sociale ma familiare, in cui le donne hanno una vitalità incredibile e devono lottare contro una serie di soprusi religiosi e familiari imponenti e importanti che provengono dal passato e dalla tradizione. Ho visto un paio di film che mi sono sembrati illuminanti per poter raccontare come io avrei voluto questo Arlecchino. Mi è sembrato che fosse altrettanto forte il pensiero di mettere in scena gli ultimi giorni, no? E quindi più terribili di una società fortemente patriarcale, no? Quasi ridicola per quanto si pensava eterna nel suo essere patriarcale, quando sotto di sé già fremevano, germogliavano le prime piantine del mondo nuovo, che erano fatti da persone come Silvio, per esempio, che non ci si fa caso, non ci si deve far caso, non siamo registi che usano l'evidenziatore, però è l'unico in tutta la commedia che scusa. Ed è un maschio, e il padre lo rimprovera e dice: ma non ti scusare, non come... è un mondo nuovo dove le femmine hanno bisogno di qualcosa di molto importante che va al di là della loro libertà, molto al di là, insomma noi abbiamo ereditato un mondo sicuramente migliore di quello, il percorso è così lungo che non è ancora finito, lo sappiamo, però mi sembrava che fossero dei temi bellissimi da portare in scena, e se ci fosse dentro di me un regista più coerente o più coraggioso sui temi sociali avrei portato ancora più in là. Poi naturalmente fra le varie persone meravigliose che ho incontrato nel corso di questa lunga esperienza di prove c'è anche Goldoni, e anche lui ho dovuto fare come con gli attori, cioè all'inizio ero io che gli dicevo: Goldoni, guarda che è successo quello nel frattempo, guarda Goldoni che sta scena qui doveva fare la... Lui diceva: sì, ma io guarda, se mi ascolti un attimo, io pensavo, e piano piano ho ascoltato anche lui, e ho sentito che non potevo tradire uno dei più importanti dei compagni di viaggio in questa storia, che era proprio lui, Carletto, e che la sapeva a lunga, e mi ha pian pianino detto: guarda, se sta roba c'è, viene fuori, se non c'è, è inutile che me la ficchi dentro a bastonate, c'è la sopraffazione, le bastonate ci sono. Cioè Arlecchino viene bastonato, e io mi rifiuto però, come essere umano, come regista, di fare la scena della bastonatura come nel teatro dei burattini, perché non mi fa ridere, non mi dice nulla, e anzi allora dico: beh, allora bisogna frustarlo, allora deve avvenire questa scena della bastonatura. Oltre a questo non sono riuscito ad andare, la sopraffazione dei maschi sulle femmine, dei vecchi sui giovani, sono andato fin dove ho pensato che non stavo... rendendo infelice Goldoni, il quale diceva: è una commedia, cerca di raccontarla
va bene, non la raccontare come se fosse commedia dell'arte, va bene, però siamo rimasti in un clima di commedia all'italiana e non sono riuscito a sconfinare nel dramma familiare del cinema iraniano o del cinema turco, che però è sempre rimasto molto vicino a me come, come emozione, e ti ringrazio di averlo colto o di avermi suggerito questa risposta, questo discorso, insomma, grazie. Bene, se non c'è nessun altro, io ringrazio moltissimo chi è intervenuto, Valerio, Minasco, tutti gli attori, grazie a voi e al prossimo appuntamento nostro.